No, fermati un attimo, non sai alcune cose, non sai. Purtroppo voi siete relegati in India, Giovanni Negri, senza comprendere e capire che non esiste solamente la politica di Schini, la politica Casini, Sfini, Granata, non Granata, eccetera, eccetera, no? Ma che ci sono sovrastrutture che passano sopra la mia testa, la tua testa, Certo. anche quella, e anche in quella di un tale Feltri, e che se ne dica, ok? Che ci Assolutamente. sono sovrastrutture, e che ci pisciano in testa, non ci considerano Ma neanche. è quello che ti sto cercando di dire, è quello che Ok, ti sto cercando di dire. allora, tu non hai Stiamo capito dicendo una la stessa cosa. Non hai capito una cosa? Che se c'è un gioco di sponda, e credo che tu l'abbia capito su tutta questa vicenda politica, il governo deve andare avanti. È chiaro che è un gioco di sponda concordato, ma non riesco a capire questo atteggiamento, anche perché non ne comprendo la logica strategica. Qual è la logica strategica? Spiegamela. Beh, rompere i coglioni a tutti quelli che ti danno veramente una mano al boss. Ma tu non sai che cazzo c'è altro in giro, dai. Cioè, secondo me, davvero, scusami, ma ti parlo da amico, cioè è un'ottica corta, cioè, allora, il cerchio sovrastrutturale va oltre me, va oltre Feltri, va oltre Berlusconi, va oltre. Ci sono logiche che non riguardano i Fini, i Casini, il Buttiglione, questo o quell'altro, sono altri, miei cari. Pronto? Sì, ti sento, sì. Non Cioè, so cosa tu voglia dire, devo dirti la verità, non capisco. Non capisco. secondo te chi c'è dietro Fini? C'è dietro fine, tu lo sai? Io no. Sono quelli che c'erano dietro la D'Addario, dai, su. Non lo so. Comunque, ci vediamo e ne parliamo. Volentieri, ciao Ciao Nicola, caro, grazie mille, è stato ciao. bello.